ci vuoi andare! Non ci vuoi andare! No! Non ci vuoi andare in geografia! Non ci vuoi andare in geografia! No! Mamma, posso farmi mi chiederebbe tutto questo poi della petizione? Qua. Mi chiedevo tutta la ripetizione, è difficile. Questa è la ripetizione. Ma non la so fare. Ma è meglio che fare quell'altra parte. Questa qua, l'Europa Unita. Ma questa qua non è. È quindi semplice. Sì. Ma io giusto in ansia. Comunque la verifico non sta martedì, sta mercoledì. Mm. Deve essere già di domenica. Eh sì, qualche cosa ripetiamo. Beh, mamma, domenica non è la giapponese. Vabbè. Beh, dai, Andrei. Allora, fai storia prima. Oh. Allora non devo andare. È più è facile. No, io sono in ansia. Ma staresti sempre in ansia, Andrea. T'ho detto facciamo ieri. Questo è quello che dovete portare. Questo è facilissimo. È facile, devo dire questo che è difficile. Ma che cosa? Il Presidente della Repubblica, che viene eletto ogni 7 anni, è simbolo dell'unità nazionale. Il Parlamento, che cosa fa? Ha il potere legislativo, quindi che fa? Ha il potere di fare le leggi, ha il compito, il potere. Il governo ha il potere di dare esecuzione alle leggi, di applicarle. E poi la magistratura è il potere giudiziario, esercita il potere giudiziario, cioè giudica coloro che violano la legge. Come sono questi tre poteri? Qual è la legge che... la legge della... Come sono questi tre poteri? Sono? Uniti. Come sono? Non uniti, come sono? Il contrario, come sono? Divisi. Dice la legge della separazione dei poteri. Ogni potere è autonomo, è separato dagli altri. In uno Stato democratico. Allora, che vuoi fare prima, Andrea? Non perdiamo niente. Tempo. Niente! Dai, vuoi fare prima storia? Perché i miei amici non vanno invece in geografia? Oh, e non andare, che me ne frega a me. Allora, vuoi fare storia? Storia più è nuovo, da? Fai storia. Ma te devo andare a Claudio Schirone? Eh sì, ma lo devi fare, Andrea, se no poi non ci rimane comunque da fare. Senti che ti interroga? Dai. Oh, Espe! Porco Dio! No. Devo riandare a GameStop. Perché? Certo che tipo finisce.
finiscono i soldi? Già li hai finiti i soldi? Non ho già finiti, neanche 10 euro. E che cosa hai fatto? Io compro le cose. Io invece va male di più il lato destro, ma mi fa male di più il lato sinistro. Ma c'è un giorno dove non ce la faccio più. Cioè, non c'è un giorno dove non ti fa male niente. Non lo so quando ci sarà. Domani ci vedo pure a niente. E poi tu ringrazio che così almeno non lavori e non fai i servizi. Cioè tu preferisci fare i servizi oppure stare così? No, fare i servizi. Tantissimi. Sì, sì. Vabbè. Stare bene. 1 milione di euro o stai col dolore? Questo non si capisce niente, negli armadi sta il casino, sta. Ah, 1 milione di euro o fare i servizi? No, devo andare nel bagno, io non sono. Oh, 1 milione di euro oppure stare così? Stare bene. Ah. Non mi interessa niente dei soldi a me. Ah, allora, vivere io oppure stare così? Eh? Perché se tu decidi di stare bene, poi io muoio. Perché se io. Quando sei stupido? Se io ti non muoio, però tu devi stare. Ma che c'è da questa cosa? E dico cosa decidi. Vabbè, non dire stupidaggi. Oddio! Madonna! Non dire stupidaggi.